grande verità. Io credo che, posso portare la mia esperienza senza grosse citazioni, io credo che il mio lavoro mi abbia aiutato a capire che vivere è un po' più complicato e bisogna essere prima delle persone felici e poi dei bravi attori. Questo è quello che ho capito, proprio perché questo lavoro mi sostituiva, no? Il vivere delle cose in maniera approfondita. E poi quando ho capito che non era più il caso, e poi anche riferimenti personali più precedenti, allora forse anche aver cambiato prospettiva e pensare di esprimermi da dietro la macchina da presa, che può essere pure di lato, di profilo, eccetera, e non da davanti, significa anche questo. Non è più il tempo delle menzogne, probabilmente. E con questa, non dico che ho pareggiato, ma ho perso la dignità. No, sì, fatico tantissimo a fare teatro, perché fino a poco fa era la cuccia, cioè quando c'avevi bisogno di recuperare entusiasmo nei confronti del mestiere, ti chiudevi a teatro e lo ritrovavi tutto. Adesso, proprio per la risposta, pseudo risposta che ho dato precedentemente, forse non dico che non mi serve più cercarlo lì l'entusiasmo, però riconosco la fine anche lì di un certo modo di essere attore. Io ho fatto un monologo dal 2004, ho portato in giro un monologo sempre per tantissimi anni e ha avuto varie versioni questo monologo, insomma. L'ho rifatto 2 anni fa, dopo 10 anni che non lo facevo, ed è stato uno spettacolo totalmente diverso. Non per messa in scena, né per battute, né per intenzioni, completamente diverso, perché io sentivo quell'ora e 10 in maniera molto diversa di come la sentivo, da come la sentivo 10 anni prima. 10 anni prima la sentivo con la voglia di stare davanti al pubblico, di dimostrare cose, adesso no. Ma non perché non ne abbia bisogno, perché non mi interessa quella roba lì, probabilmente perché stavo dentro al meccanismo teatrale, narrativo in un'altra maniera. E tant'è che finivo lo spettacolo e ero devastato, ero distrutto, quando poi è uno spettacolo che 5 anni fa facevo anche i doppi spettacoli, insomma, 1 ora e 10, poi mezz'ora e poi 1 ora e 10, invece adesso era. Quindi è proprio il rapporto col teatro dipende dal rapporto con il mestiere dell'attore che è cambiato. Poi il giudizio viene sempre, prima viene quello personale nei propri confronti, facevano fare il lavoro così. Quindi no, no, non è un problema di giudizio, no, è proprio a che punto è la voglia di essere attore, la voglia di essere, non di farlo, perché a farlo fai, cioè a che punto stai. E quando a 30 anni facevo questo monologo avevo ero come un galletto col petto in fuori, proprio perché era un monologo, non so chi l'ha visto migliore, l'ha visto qualcuno qua? A Perugia? Corso a Santa Lucia. Non ci credo. Ma dov'è? Qua. Ah, è qua, quando venne a Bari. Ah, così si chiamava? Pensate. Era uno spettacolo, insomma, un numero d'attore continuo, è 1 ora e 10 di voci, di cose, insomma, tutta una cosa così. E quindi c'era una voglia proprio di essere quello. Adesso magari mi va di essere qualcos'altro, capito? Non so bene cosa, però rispetto all'essere attore. Quindi è solo quella la differenza. Poi ti dico la risposta stupida. Teatro in concerto dal vivo e cinema in disco in studio, quindi banalizzo, però preferisco banalizzare, ecco, più che entrare in cose. L'originalità di un attore, dove sei? Sempre là. La domanda precisa era come si riconosce l'originalità di un attore? In cosa sta? Posso rispondere sinceramente? Non lo so. No, devo dire, siccome avete creato una sorta di compagnia di giro in senso positivo, tu, Picchio, Giallini, Rocco, Favino, eccetera, eccetera, quanto è difficile oggi dire no ad un amico che ti propone un film? Sì, sì, è sempre difficile. Però io di amici che mi propongono i film ce ne ho pochi, quindi. E ti dico che manco li propongo io agli amici, proprio per evitare questo tipo di. No, beh, ognuno poi alla fine si è creato un suo percorso, poi quando si incrociano i percorsi è sempre molto bello.
però credo che tutti quelli che hai nominato, insomma, alla fine ognuno ha fatto la sua strada, e anche bella, bella lunga e anche importante, quindi se hai parlato di tutta gente che ha sopra i 45 anni, poi c'è stata tutta la parte dietro che è ancora più interessante vedere poi come se la costruiranno.